Bella a tutti ragazzi, oggi faremo uno scherzo, ma che scherzo? Bellissimo, gli metteremo il peperoncino nella pasta Luca e la mangerà. Vuole vedere la sua faccia. E ma lui odia il piccante. Sì, non lo sopporta, io invece lo adoro. Quindi adorerò vedere Luca mangiare il piccante. Quindi allora Luca adesso a scuola, perché lui sabato va a scuola, poverino. E quindi lo andremo a prendere, anzi, prima ci serve una cosa. Il peperoncino, il quindi peperoncino. Sono mercato a prenderlo, sennò... Come già, dobbiamo andare a prendere il più potente, vero Lisa? Al 100%! Il più letale addirittura! Ok ragazzi, adesso stiamo andando al supermercato. Già, e vediamo cosa troviamo, eh? Mm-hmm. Cosa dici tu Lisa? Peperoncino piccante? O magari un sugo già pronto. Mm-hmm. Vediamo cosa c'è di bello sugli scaffali del supermercato e poi prepareremo un cocktail particolare. Lisa, lo vuoi assaggiare anche tu prima? No, grazie. Direi proprio di no. Mamma mia, povero Luca! Povero Luca. Siamo arrivati al supermercato e adesso andiamo alla ricerca del peperoncino. Allora, stiamo già nel reparto. Quindi un sugo già pronto col peperoncino, andiamo a cercare. Allora, piatto. Bravissima Lisa. Questo è perfetto. Oh my god! Il semplice con il peperoncino, però il semplice non è che mi piace più di tanto il semplice. Nel senso che sugo il pomodoro col peperoncino. Sì. Però mi sembra che insomma. Direi che può andare bene. Direi che potrebbe andare bene. Magari io metterei tutto quasi al posto. Ci aggiungiamo un pochettino di peperoncino extra, magari. Dai, andiamo a prenderlo. Abbiamo trovato il sughetto, quello che volevo io. Questo qua. Quello etnico, salsa di peperoncini. Questo è perfetto. Io prenderei questo così lo mettiamo tutto nel sugo. Sulla pasta al posto del sugo li mettiamo questo. Solo quello. Dai, sì, esatto. Prendiamo questo. Quello? Sì. Più l'altro anche? Vado. Questo? Quello vedo la sua faccia. Facciamo un mix, dai. Poverino. Dai, ci sta. Dai, mi sa che sarò sgridata da Luca. No, la volta sono stata io. No. Va bene, ok. Wow, bene. Luca, scusaci tanto. Scusaci, perdonaci. Luca. La prossima volta faccio un bel piatto di lasagna, d'accordo? Sì, dai. Senza peperoncino. Dai, andiamo a prepararlo. Andiamo, corriamo. Bianco. Volevo un gatto nero. Il sottopiatto. Sì, che dopo? Non vorrei spiegare. Come è giusto. Cos'è questo? Dammi questo. Cos'è che è?
Cici. No, no, ma c'è dentro un... Beh, assaggia prima di giudicare. Ci sei? Magna. Un appetito, raga. Cici? Ma è buono. Volete il formaggio? Io lo... no, vabbè. Puoi formaggio, Luca? Un pochino. No, no. Guarda quel formaggio. Luca, non te lo chiedo neanche perché a te non piace il formaggio. È buonissimo. Ma si sente già dall'odore, ma... Perché c'è ancora un pito? Tieni, amore. Buonissima, cazzo. Ma c'è del pepe, raga. Senti, raga, la pasta. Puoi sentire? Un pochino sì, c'è. Magari metti un po' di formaggio. Non leggermente. Neanche tanto. Io sono scotta. Che cazzo ridi tu? È scemo. Non che capita, è un grigio sto qua. Perché hai messo il peperoncino? Il pepe, no, messo un pochino. Ma come un pochino? Ma sai che non mi piace il piccante? Vabbè, era per provare. Cosa dici? Beh, per provare. Anche lui spiega, mangi- ho mangiato io. Tu hai già mangiato il piccantino. Ma sei già tu? No. Tu metti un po' di formaggio, uguale. Luca. Non è uguale. Sì, ma lui ha messo il formaggio, adesso il sapore è diverso. Non uguale. Ma non c'è il piccante qua! Oh no! Non mangiare! Che palle! Un amo? Un prank. Allora. Ci sono arrivato un po' dopo. Certo, perché la vostra fa la visa poi non dice nulla. Ma più che altro ho detto, ma perché ci metto il piccante? Sentivi già dall'odore. Ma hai detto che cazzo te l'avevo. Effettivamente si sentiva. C'è un bel po' di sugo, eh. Ma vuoi mangiare lo stesso? Ma no. La mangio io, yeah. La mangio te? Facciamo un cambio di piatto. Luca. Ecco. Ma, giuro, all'inizio non capivo. Ma poi, Luca, perché? Hai un, hai un udito. No, un udito, un olfatto. Raga. Hai un olfatto. Sai che filmo? Hai un olfatto pazzesco. Vediamo. È vero. Luki, è un branchettino, dai. La lingua distrutta. No. Faccio un po' di pane. Mm. Beh, il latte. Il latte. Cioè, vai a comprare il latte. C'è il latte piccante se vuoi. La vela, il latte. C'è il peperoncino. Cioè, l'abbiamo comprato, sì, non lo so. Non credo che vada molto d'accordo perché il latte contrasta il peperoncino. Sì, ma ti facciamo vedere cosa abbiamo messo dentro? Cosa? Guarda, vado a prendere. Vado a prendere. Ma infatti, ma perché ci avete messo... Infatti dicevo, perché ce l'ha messo così tanto per fare sta pasta qua? È una pasta su, raga. Ah, guarda cosa abbiamo messo dentro. Un po' di questo sugo. Questo peperoncino. Sugo al peperoncino, eh. E poi guarda cosa ti abbiamo messo. Salsa di peperoncino. Te l'ho messo un bel po', eh. Manca tutta praticamente. Senti l'odore. Me ne è messa. Senti l'odore. Ma che di prank è? Se tu mi hai messo 50 grammi di questa roba qua dentro il mio... E 10 grammi di pollo. E anche quell'altro. Due bei cucchiaioni. Ma non ci posso credere. Dai, hai fatto un assaggio solo. È meno male. Non l'hai mangiato tutto. Allora, stavo... Ho deglutito tutta la gola. Un vulcano. Ce n'è ancora un po' su volto. Ma poi dicevo, ma perché c'è così tanto sugo? E poi io vedevo dei pezzettini di qualcosa che non mi avrà mica messo la cipolla, qualcosa così. C'era il sugo qua, che il cavolo che adesso dobbiamo buttare perché non mangiamo il piccante. Lo mangiassi? Vai, Luki!
Bella, mangio raga. Io. Dai, ci sta, ci sta. Ci sta, dai. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel pollice. Mi raccomando. Su, su. Ma anche la Lisa era d'accordo. Certo. No. È venuta a fare le spese con noi. Spolliciata col peperoncino, mi raccomando. Ah, ecco perché. Lei il sabato a casa da scuola, non come qualcun normale. Altro. Che va a scuola. Poverino Luca. Pensa se mi interrogava in scienza e più prendeva. Sono la il peperoncino e... Dai, però sei sopravvissuto, Luca, meno male. Meno male. Penso se l'avessi mangiato un boccone più grosso. Sarei esplosa la bocca. Non sei abituato. Ma un po' di fumo dall'orecchio ti è uscito, leggermente. Sì, è. Infatti, ho visto un po' anche. Seguiteci su Instagram, soprattutto me, perché sono la vittima. Poverino. Ma sì, sì. Sono rimasto libito, raga. Ma devo lì che ride, cacchio, ridi. E poi alla fine... cosa ridi? Mi è venuto da ridere, alla fine non ce la facevo più. Si fa sgamare subito. Porca miseria, ho resistito poco. Zanotti underscore Lisa. Lucas Gingweb. Cecilia Fashion Official. E Marco Pudzanotti. Yeah. Yeah. No ragazzi, ci vediamo in un altro video. E ciao belli. Ciao a tutti.